Questa domenica Gesù ci parla del matrimonio e non fa certamente la teologia del matrimonio e tantomeno il codice del matrimonio, ma ci presenta, ce lo descrive il matrimonio nella Genesi, nella creazione, nella pagina della creazione. È bellissimo quando Dio presenta Eva ad Adamo e ci descrive in poche battute lo stupore di Adamo nel vedere la donna e la prima parola che Adamo pronuncia è proprio di approvazione, di accoglienza della sua donna. In questo rapporto che si stabilisce immediatamente tra i due c'è la compiacenza di Dio. Direi è la prima agenzia matrimoniale che viene presentata. È chiaro però che appare subito anche cos'è l'amore, l'esperienza di una dualità. L'uomo lascerà la propria casa per diventare una cosa sola con la propria sposa. Questo è l'amore. Gli uomini hanno deturpato l'amore, l'hanno ridotto in mille modi, l'hanno ridotto a erotismo soprattutto, rovinando quanto di più bello Dio ci ha offerto, che è offrire la sua stessa esperienza. Gesù ha trattato anche lui del matrimonio e lo ha trattato facendo ripetere ai suoi discepoli la legge di Mosè. La legge di Mosè che prevede la separazione dell'uomo e della donna in certe situazioni. E Gesù interviene, non sarà più così. Non sarà più così. E precisa che addirittura sono destinati a diventare una sola carne perché l'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Lo stupore degli apostoli si manifesta nella spontaneità di Pietro, ma allora se le cose stanno così è meglio non si sposare. Beh, qui ovviamente non è un trattato sul matrimonio che Gesù fa, e credo che questa pagina va integrata con altre esperienze e mi piace integrarla con una pagina, la pagina dell'incontro di Gesù con l'adultera, quando gli presenta questa donna che ha peccato contro il matrimonio, lui non dice che la condanna, ma anche lui la perdona e gli dice di non peccare più. Nel matrimonio si realizza in pieno il piano della creazione, fare dell'umanità intera una unica famiglia, la universale famiglia umana che trova nel matrimonio l'immagine perfetta. Buona domenica.